nel qui al Nautilus di Milano per festeggiare il compleanno dell'amatissima Sebil Garcia. Ma passo subito la parola da Apollonia. Questa sera ti sei esibita per la tua amica. Yes, ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora sì, mi sono esibita per il compleanno di mia sorella, io la definisco sorella. Io ormai ho un amore sviscerato verso Sebil, verso Valentin, verso Nausicaa. Sono le persone che mi hanno un po' riportato alla vita, l'ho già detto l'altra volta. Io voglio molto bene a queste persone, quindi per me quando ci sono i compleanni, quando ci sono le feste, sono sempre presente. Allora, intanto complimenti per la tua esibizione. E due parole per la tua sorella, insomma, che cosa le auguri per questo suo compleanno? Allora, innanzitutto tantissima fortuna, perché si sta un po' imbarcando anche in situazioni nuove, insomma in cose nuove, quindi le auguro tantissima fortuna, tantissimo bene e basta, penso che sia sufficiente, no? Assolutamente. Beh, scusate, bella è bella, quindi le auguriamo solo tanta fortuna, tanta tanta tanta. Grazie per le belle parole. Allora Nausicaa, anche tu una bellissima esibizione questa sera per la tua cara amica, due parole per lei. Lei è ormai come se fosse una figlia per me, perché è nata con me, cioè nata con me nel senso che già era già un artista, poi qui ha avuto la sua fortuna di essere conosciuta dappertutto con lo scritto Trap Company, e quindi lei è affezionatissima e io sono affezionatissima a lei. A proposito di Trap Company, sappiamo che sei la fondatrice, hai voglia di spendere due parole e di raccontare un po' ai nostri amici di questa iniziativa importante? Trap Company nasce nel 2002, nel lontano 2002. Ho cercato di far sì che molta gente che avesse un posto dove trovarsi, perché non c'erano tanti posti dove, diciamo, le trap potevano andare a divertirsi, a fare le loro serate tranquillamente. Io con tanta forza, tanta volontà e tanta passione mi sono data sono andata a cercare locali in tutta Milano. Da Milano ho conosciuto il Nautilus, ma ti parlo di tanti anni fa. Poi da Milano ci siamo spostati in tutta Italia, Milano, Bologna, Roma, Venezia, abbiamo fatto quasi tutta Italia. E il sito funziona da Dio, nel senso che la gente, tutte le trav che si vogliono ritrovare in un punto dove possono esprimere la loro femminilità, vengono sul sito e poi da lì andiamo a girare in tutta Italia con le nostre serate, feste di Trap Company. Complimenti per l'iniziativa, davvero un bel punto di riferimento, sei diventato un grande punto di riferimento. Certo, quello che poco, ci dicono. Fra poco poi in giugno faremo anche la Miss Trap Company, ormai sono anni che la facciamo, quindi mi sembra che il 10 di giugno faremo, credo che voi ci sarete anche voi. Assolutamente sì, non mancheremo. E lì sarà eletta la Miss Trap Company come tutti gli anni. Anzi no, tutti gli anni no, perché c'è stato lo stop col Covid, quindi riprenderemo a fare la nostra Miss. Complimenti ancora per tutto quello che fai, ma adesso due parole di augurio per la festeggiata. Certo, a lei gli auguro tanta tanta felicità, tanta fortuna, perché se lo merita, è una persona che sprizza energia da tutti i pori. Lei ha preso il mio posto, diciamo che nel sito lei adesso è quella insieme a Valentine, e sono quelle che portano avanti il sito, perché lei, non lo so, è simpatica, allegra, cerca di stare insieme a tutte le altre persone, di farle sentire bene. E quindi qui al Nautilus con lei hanno trovato proprio una bella casa. Apollonia, Nausicaa, vi ringrazio per le belle parole, per essere state con noi. Grazie anche Apollonia, perché Apollonia per me è come una figlia anche lei, perché con lei abbiamo fatto tantissime serate. Sì, infatti l'ho detto prima, cioè il mio cuore, io sono stata riaccolta in questa famiglia da innanzitutto Nausicaa, Sebil, Valentin, tutto lo staff, e quindi io non smetterò mai di ringraziare, perché hanno risvegliato il mostro, capite? Grazie ancora per essere state con noi. Grazie a voi, ciao.